Eder. Mech. Pallister. La telecamera puntata in un box privato è riuscita a catturare il sonoro delle ultime fasi del delitto. Si sente prima una sorta di brusio in una tonalità bassa, poi le urla della vittima. Sette urla. Dopo si sentono rumori che paiono essere l'apertura e la chiusura della porta basculante di un garage con chiavi che sbattono. E qualche minuto dopo si può sentire un'auto scendere nella rimessa condominiale. E però in quel brusio iniziale a bassa frequenza, quindi possibile voce maschile, che potrebbe esserci il ciao dell'assassino rivolto a Pierina Paganelli. La donna di 78 anni uccisa con 17 coltellate la notte del 3 ottobre nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Si sente l'utilitaria della donna scendere in garage per correre il tragitto fino al suo box. I rumori delle ruote che attraversano le grate sul pavimento sono costanti e raccontano l'avvicinamento dell'auto di Pierina al garage. Sono circa le 22:10. Pierina scende dall'auto, apre la porta basculante del garage, parcheggia all'interno e passano alcuni minuti prima che richiuda la porta del suo box. Si avvia verso la porta tagliafuoco. Si sente il brusio basso, quello che sembra il ciao dell'omicida, e poi iniziano le urla. Pochi elementi per provare a fare una ricostruzione, ma vale la pena tentare lo stesso. Pierina è scesa nella zona box, si è fermata davanti alla sua saracinesca ed è qui che il killer esce. Non esce prima perché se rappresentasse un pericolo per Pierina, Pierina essendo un'auto potrebbe anche metterlo sotto. Appena lei scende dall'auto, il killer si manifesta uscendo dalla porta tagliafuoco, quella che conduce all'appartamento dove abitano anche Loris e Manuela. È interessante notare come dal momento in cui si apre la porta basculante del garage a quando si chiude passa del tempo. Possiamo pensare che qui dentro inizia una lieve discussione. Dico lieve perché la telecamera evidentemente non riprende le parole in questa fase. Pierina chiude la porta basculante, quindi il momento della fine della discussione, il volume si alza e quindi riprendono probabilmente le registrazioni audio, perché ricordiamo che l'audio registrato dalla telecamera sarebbe di 20 secondi, ma qui invece passa molto più tempo. Quindi è qui che si sente evidentemente il killer prendere il coltello, perché Pierina a un certo punto dice "Oh no". Dovremmo ipotizzare a questo punto che il rumore della porta basculante è quello di Pierina che tenta l'ultima disperata fuga. Molto interessante l'arrivo di una macchina susseguente. Ovviamente potrebbe anche essere una macchina che non c'entra, che non si ferma in quel punto, probabilmente è qui che hanno fatto i rilievi audiometrici, perché dovevano capire questa macchina dove stesse andando a fermarsi. Abbiamo sempre detto che Manuela quella sera si ferma fuori. Potremmo anche ipotizzare che Manuela invece aveva la macchina in garage e la esce, oppure potremmo ipotizzare che Manuela ha lasciato la macchina fuori per permettere a Loris di posteggiare dentro e una volta commesso l'omicidio, ad esempio, sempre se fosse stato Loris, è tutto ancora da dimostrare, Loris è uscito con la macchina. Allora dovremmo intanto vedere se ci sono testimoni che ricordano la macchina di Manuela ferma fuori quella sera o la macchina di Loris ferma fuori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.